buonasera, siamo con un nuovo appuntamento con A Bordo Ring. Oggi, anche stasera, con i nuovi moderni messi a disposizione da Tipo 7 e da Antena Benevento International, che è alle mie spalle, e non posso che ricordare che sono nato con quella radio. Vado avanti con il mio ospite, o la mia ospite questa volta, che è dall'altra parte della telecamera a questo punto, e l'avete vista, l'assessore al bilancio del Comune di Benevento, Maria Cerlù. Buonasera. Maria Carmela Cerlù. Buonasera. Allora, prima di impattarci sui numeri e sui bilanci e su tutto quello che è accaduto in questo, la situazione ad Ariano? La situazione ad Ariano sta migliorando, abbiamo fatto questo screening di massa che servirà appunto a darci maggiore diciamo sicurezza e a mappare se ci sono altri positivi. Io mi sono diciamo sottoposta sia ad Ariano allo screening che a Benevento, quindi ho fatto adempiuto a tutti quelli che potevano essere gli screening a cui potevo essere sottoposta, insomma. Comunque si sta avviando verso la tranquillità, anche Ariano, sì. Due mesi non indifferentemente situazioni non troppo belle, non è soprattutto. È stata qualche dura. Qualche morto di troppo. Passiamo avanti e andiamo con il bilancio del Comune di Benevento, tra le altre cose. Ma parto dall'ultima notizia, quella della riconoscenza dei mutui. Li avete liquidati, qualcuno vi ha detto, vabbè, ma io poi pagheranno i nostri figli, i nostri nipoti e via discorrendo. Nell'operazione del Comune di Benevento che ci guadagna? Ci guadagna. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che è uno strumento che il governo ci ha messo a disposizione per poter far fronte alle minori entrate che avremo nel 2020. Quindi è una grande operazione di rinegoziazione sicuramente, che, a cui va aggiunta quella che è poi nello specifico il vantaggio e perché il governo ha ritenuto di fare questa rinegoziazione, perché per l'anno 2020 è sospesa la quota di capitale dei mutui, pagheremo infatti soltanto lo 0,25 di quota capitale del debito residuo, che ricordo essere pari a 63 milioni e mezzo circa, e che sono appunto mutui contratti negli anni precedenti e che comunque hanno scadenze che sono per più della metà, arriveranno fino a 21 anni. Prorogarli quindi fino a 23 significa allungarli di altri 2 anni, non è che li stiamo allungando chissà quanto, già c'erano questi mutui contratti in precedenza che arrivavano a una scadenza fra 21 anni. Quindi l'operazione diciamo è stata posta in essere perché il governo ci ha messo a disposizione questo strumento per poter far fronte ai minori introiti che ci aspettiamo quest'anno e a tutti quelli che sono gli strumenti che stiamo mettendo in atto per agevolare famiglie e imprese il più possibile. Quindi se non abbiamo, purtroppo il comune è un'azienda come tutte quante le altre. Quindi si regge sui tributi, sostanzialmente quindi sui tributi nostri che riusciamo ad incassare, e se in questo momento non stiamo incassando nulla, così come una qualsiasi altra azienda, anche noi siamo in difficoltà. Quindi andare in banca a rinegoziare un mutuo, così come per un'azienda, così come per noi, ci dà un respiro. Il respiro in termini 2020 di un abbattimento della quota, cioè pressoché totale, si pagherà soltanto una piccolissima quota e la quota interessi in ogni caso resta. Questa operazione è stata fatta da Cassa Depositi e Prestiti, ovviamente allungando i termini ma abbassando i tassi. E allungando i termini, questo mi permetterà di ridurre la quota capitale che noi paghiamo ogni anno e quindi che va a gravare sul nostro bilancio, sulle nostre entrate correnti, perché i mutui è vero che sono stati contratti negli anni pregressi, però ogni anno dobbiamo accantonare una quota consistente finora sulle nostre entrate per pagare i mutui pregressi. Questa quota scende per gli anni successivi da 5 milioni e mezzo a 4 milioni e mezzo. Capirà bene che 1 milione in meno da recuperare per pagare i mutui significa 1 milione in più
di servizi ai cittadini. Quindi la scelta è stata questa. Noi abbiamo, diciamo, aderito perché è uno degli strumenti che il governo ci ha messo a disposizione, altrimenti se anche il Comune di Benevento non avesse voluto, diciamo, un po' perché lo stabilisce la legge, un po' perché l'abbiamo stabilito anche noi con le delibere, aderire e far, ad esempio, slittare tutto alla al secondo semestre per quanto riguarda i tributi, noi non avremmo possibilità di quadrare un bilancio. Quindi è stata un'operazione necessaria, un'operazione vantaggiosa in questi sensi. Tutti i comuni l'hanno fatto, addirittura prima che noi stavamo aspettando la norma del decreto rilancio che permettesse in esercizio provvisorio, che appunto, scusate qualche termine tecnico, ma noi, non avendo approvato ancora il bilancio di previsione, siamo in esercizio provvisorio, per cui stavamo aspettando che la pubblicazione del decreto rilancio per poter fare questa operazione con la Giunta. Ma comuni anche più grandi, come ad esempio Torino, avendo il bilancio approvato, l'hanno fatto addirittura prima del decreto rilancio. Quindi, per dire che in realtà è un'operazione che tutti i comuni, cioè per la maggior parte dei comuni, hanno utilizzato. E quindi io sono andata a vedere, appunto, e Torino è stata una dei primi comuni a farlo, proprio perché è uno strumento che abbiamo a disposizione. E non è, diciamo, che è vero che la scadenza si allunga, però ripeto, c'erano tantissimi mutui che scadevano fra 21 anni. Farli scadere fra 23 significa allungarli di 2 anni. Non mi sembra che stiamo facendo questa grande... E poi, siccome la quota capitale, come ha detto, si è ridotta. La quota capitale si ridurrà dal 2021, ma quest'anno abbiamo la possibilità di aiutare famiglie e imprese. Se no, come si fa a dire, cioè, anche negli incontri, giustamente i commercianti soprattutto, ma anche tante famiglie che sono in difficoltà, come faremo a dire, vabbè, pagateci più in là, riduciamo le quote per la Tari, per i commercianti che sono stati chiusi? Cioè, noi stiamo mettendo in atto tutto quello che c'è possibile, ma da qualche parte i soldi li dobbiamo prendere. E quindi lo Stato ci ha messo a disposizione questo strumento. E ripeto, i costi sono abbassati. L'operazione ci ha consentito di recuperare 2,4 milioni sul 2020, e quindi di offrire quelli che sono appunto i servizi che riusciremo a offrire, anche perché i servizi noi li stiamo comunque rendendo, cioè il comune deve rendere i servizi ai cittadini, e quindi in qualche modo bisogna trovare delle fonti di finanziamento. Quindi un po' lo Stato ci darà un aiuto appunto in termini di risorse aggiuntive, un po' dalla rinegoziazione dei mutui noi cercheremo di diciamo, queste sono le risorse che abbiamo a disposizione per far fronte in questo periodo di emergenza. Brevemente una piccola parentesi a livello di critica, non sembra che sia passato in Consiglio Comunale, perché non ce ne sono stati, il mutuo per quanto riguarda le periferie. Critiche perché non è passato, punto. Chi lo ha detto che non è passato? No, non è passato per il Comune, per il Consiglio Comunale, come generalmente la critica è stata questa. Non so chi è che dice queste cose, ma posso smentire in ogni sede questo, nel senso che cosa significa? Non ci voleva passare, che si passasse in Consiglio Comunale il mutuo per le periferie, credo. La critica era questa. Con l'approvazione del bilancio comunale in Consiglio Comunale, non è che sono notizie segrete, se uno prende il bilancio vede mutui per la quota dell'anno precedente e così come per questo anno, che faremo con Cassa Depositi e Prestiti, perché anche questa non è una scelta del comune, mi preme sottolineare. Cioè il governo ci ha finanziato il bando periferie e quindi ci ha dato, ci finanzia le opere, però poiché non ci dà i soldi subito, che cosa ha detto? Andate da Cassa Depositi e Prestiti, vi fate il mutuo, poi io vi rimborso e voi rimborsate a cassa. Quindi è sempre un'operazione. Tant'è che noi non possiamo, contrarre mutui proprio perché siamo in dissesso. C'è una deroga per noi, comuni dissestati, per poter accedere al bando periferia. Quindi in ogni caso è una norma che ha stabilito il governo per poterci dare soldi del bando periferia. Nel piano triennale
che viene approvato dalla Giunta, che viene pubblicato e che poi entra nel bilancio di previsione, e nel bilancio di previsione questo c'è. Cioè, quindi come si doveva approvare l'anno scorso? Vabbè, chiudiamo qua. L'anno scorso ci sarà anche quest'anno, perché noi abbiamo immaginato di dividere il bando periferie, che sono 18 milioni di euro, in tre annualità. Quindi c'è stato il primo anno, il 2019, ci sarà il 2020 e il 2021. E questi non sono mutui che vengono rinegoziati, questi vanno fuori, proprio perché è una modalità che ha trovato appunto il governo per dare i soldi ai comuni del bando periferie. Ho capito. Quindi non so come passiamo avanti, perché poi se non con il bilancio il bilancio è pubblico, quindi com'è la situazione della commissione liquidatrice? La commissione liquidatrice è ovviamente un organo funziona in piena autonomia, quindi è ovvio, sta nel comune, seguiamo eccetera, però quali sono i tempi e le modalità li stabilisce la commissione. Stanno lavorando e su questo non posso dire oltre, perché non ne sono direttamente interessata. È un organo terzo del comune, è un organo indipendente, e quindi operano e lavorano secondo quelle che sono le loro indicazioni. Noi speriamo, abbiamo sempre un confronto continuo, ci mancherebbe altro, con loro che la situazione si acceleri un po', anche perché c'è necessità. Loro devono fare le loro verifiche, i loro controlli, ci mancherebbe altro, le loro procedure, e quindi nel pieno rispetto della separazione, in piena autonomia, lavorano e stanno lavorando. Andiamo incontro adesso a quello che sono un po' i risultati, le cose che andrete ad approvare, ad affrontare: TOSAP, TARI e via discorrendo, IMU e via discorrendo. Non ne avrete di questi soldi in questo momento? Introiti vada. Allora, l'IMU è stato pubblicato oggi il manifesto, che verranno affissi nella città, nel senso che è una data che viene stabilita addirittura con la legge di bilancio, che è il 16 giugno, quindi l'acconto dell'IMU è rimasto il 16 giugno. Poiché con la legge di bilancio l'IMU è cambiata, nel senso che è stata abolita la TASI, la legge di bilancio stabilisce che l'acconto dell'IMU è pari al 50% di quanto versato l'anno scorso per IMU e TASI. Quindi la scadenza è rimasta questa, le agevolazioni le ha stabilite il governo, non potendolo fare noi, nel senso che quelle attività che rientrano in alberghi, nella categoria di alberghi, agriturismi, ostelli, eccetera, l'IMU è stata azzerata. Quindi ovviamente anche noi abbiamo recepito questo. Quindi un consiglio comunale quest'anno dovremo, proprio perché l'IMU è cambiata con la legge di bilancio, approvare il regolamento dell'IMU, e la scadenza comunque è rimasta il 16 giugno. Per quanto riguarda invece la TARI, noi avevamo stabilito con una delibera di giunta già all'inizio della pandemia di prorogare la scadenza della TARI nella seconda metà del 2020. Annulleremo la TARI per le attività che sono state chiuse, per il periodo che sono stati chiusi, e porterò la delibera appunto della TARI in consiglio comunale, stabilendo quali sono le scadenze che io proporrò, ma poi il consiglio dovrà approvare. Insomma, sono aperta a qualsiasi possibilità, a qualsiasi discussione con i consiglieri. Quindi la TARI, come sappiamo, è la tassa rifiuti che deve coprire, mi dice la norma, il 100% dei nostri costi. Quindi quello che noi andremo a non far pagare alle attività che sono state chiuse, lo caricheremo sul bilancio comunale. Quindi siccome già si parla del 15% di aumento della TARI, il discorso anche questo che lei mi dà delle notizie in anteprima che non so, francamente no.
io cammino, quindi che sento, anche se il mio udito non è che sia molto molto qualcuno è di un centantenne. Lei fa bene a chiedermelo, così posso rispondere a quanti volevo fare una premessa. Siccome le sono stati chiusi per due mesi e mezzo, parrucchieri, ristoranti e tutto il resto, il discorso del ritiro dei rifiuti di questo comparto che ha dovuto subire letteralmente i due mesi di chiusura sono stati quasi nulli. Quindi scusi, praticamente cosa sono stati nulli? I rifiuti di questi degli esercizi commerciali che sono stati chiusi, ristoranti, alberghi, saloni di bellezza, l'Asia comunque questi rifiuti non li ha tirati, perciò la mia preoccupazione è se dovesse aumentare la TARI. Allora, la TARI, diciamo, stiamo facendo il piano finanziario, perché anche questo, cioè questo anno 2020 lo ricorderemo per tante novità oltre che per la pandemia. Questo anno diciamo si caratterizza per un, ovviamente sono cose tecniche, non mi addentrerò più di tanto. Si caratterizza per una nuova modalità, avrà sentito parlare delle delibere dell'ARERA, di modalità di calcolo, ma in realtà quello che noi stiamo facendo è, io credo che sostanzialmente rimarrà invariata, ma rispetto a quello che lei diceva, quindi dovrebbero dire la TARI si dovrebbe ridurre, considerando che appunto i ristoranti... Non ridurre, ma perlomeno rimanere tale, perciò la mia preoccupazione sul 15%. Esatto, io dalle mie prime proiezioni, da quello che abbiamo verificato facendo questo nuovo, utilizzando questa nuova metodologia che appunto il governo ha stabilito, quindi noi utilizzeremo una nuova metodologia di calcolo sulla base delle delibere dell'autorità che è l'ARERA, e diciamo da quello che noi stiamo verificando, perché appunto questo è il periodo, come l'avevo anche già accennato, in cui stiamo lavorando al bilancio, stiamo lavorando a tutte queste delibere, per cui io non ritengo ci sia, non voglio spingermi tanto, ma non ritengo ci sia nessun aumento. In realtà rispetto a un'ipotetica riduzione, già dal mese di marzo, perché è vero che sono stata ad Ariano, ma ho lavorato. No, ci abbiamo. Ho lavorato. Questi mezzi comunque permettono il lavoro facile, il lavoro facile. Che poi diventa lavoro difficile. Quindi sono stata continuamente in contatto con il comune, con i miei colleghi assessori, quindi, e ho chiesto all'Asia una rendicontazione dei rifiuti del primo periodo di marzo, ma anche di aprile. Per cui è vero che alcune categorie si sono ridotte, di rifiuti si sono ridotti, ma poiché tutte queste categorie, tutte queste persone stavano a casa, sono aumentate le categorie di rifiuti. Quindi, come immaginabile. Quindi una riduzione in questo senso non c'è stata, nel senso che appunto, ripeto, alcune categorie di rifiuti si sono ridotte, ma altre si sono incrementate. E in ogni caso i costi per l'Asia, che ha dovuto sostenere come azienda, come stanno vedendo tutte le aziende che adesso stanno riaprendo, l'Asia ha continuato, e ringrazio veramente tutti gli operatori dell'Asia che hanno lavorato incessantemente in questo periodo di pandemia, hanno dovuto mettere in atto tutte quelle che sono i dispositivi di protezione individuale, tutte le norme sulla sicurezza, che ovviamente, come costano per le aziende che si stanno adeguando, appunto anche l'Asia ha dovuto sostenere dei costi per questo. E insomma, per far lavorare in un periodo così particolare gli operatori dell'Asia e dargli tutte le garanzie possibili di sicurezza, insomma, lo vediamo tutti quelli che si stanno accingendo adesso ad aprire le attività, quali sono le norme a cui bisogna andare incontro. L'Asia ha fatto 3 sanificazioni della città, con l'aiuto anche di tante associazioni di categoria che ci hanno dato una mano, ma sostanzialmente hanno dovuto sostenere dei costi in più. È ovvio che mi sono fatta in maniera puntuale relazionare su tutto. Quindi, e poi ricordiamo, il costo della TARI non è vero che il costo dell'Asia, che appunto fa lo smaltimento e la raccolta e diciamo dei rifiuti, ma non è l'unico costo della TARI. Un altro costo rilevante è lo smaltimento, appunto gli STIR,
E se non li paghi, non ci fanno sversare i rifiuti. Quindi l'Asia appunto li raccoglie, l'Asia fa un'attività di raccolta, di spazzamento, eccetera, ma va a consegnare i rifiuti presso appunto gli STIR. Quindi il costo della Tari non è fatto soltanto ed esclusivamente dal costo dell'Asia, ci sono tutta quest'altra serie di costi che dobbiamo sostenere. I commercianti hanno chiesto spazio davanti alle loro esercizi, soprattutto i bar e i ristoranti. Il sindaco è stato molto tempestivo in questo, nel senso che appunto ha immediatamente chiesto alla segretaria di organizzare, chiamiamola così, una task force tra l'urbanistica, l'ufficio patrimonio, insomma il SUAP, che per stabilire la procedura per poter richiedere degli spazi aggiuntivi. Quindi su questo la norma ci dà la possibilità di derogare a qualsiasi norma, anche di tipo, diciamo, qualsiasi vincolo che ci può essere di tipo paesaggistico piuttosto che con la sovrintendenza, a cui il sindaco ha chiesto comunque una collaborazione proprio per venire incontro ai cittadini. E la TOSAP, esonereremo i commercianti dal pagare la TOSAP per questo periodo e anche su questi metri quadri aggiuntivi. Quindi cerchiamo di venire incontro in tutti i modi che ci sono possibili, e il sindaco su questo è stato molto molto tempestivo, ha chiesto che appunto in qualche giorno si attivassero. Così è stato pubblicato l'avviso e stanno già arrivando le domande, quindi che mi auguro che arrivino. La necessità, tra l'altro, di inserire appunto l'urbanistica oltre che al sportello delle attività produttive, il SUAP, è quello di verificare per le attività produttive che dovessero chiedere ad esempio degli spazi a ridosso di piazze piuttosto che di strade, in che modo l'urbanistica può concederli non creando disagi ovviamente alla circolazione e alla cittadinanza. Quindi su questo il sindaco è stato molto 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 chiaro e aprendo il più possibile in tutti i modi questa possibilità per i commercianti. Andiamo in chiusura, il bilancio complessivo. Praticamente siamo già a un sesto, alla metà, esatto, del bilancio provvisorio. La scadenza del bilancio è stabilita appunto dal Ministero è il 31 luglio, ma io sto lavorando per farlo a inizio giugno, perché appunto lavorare con un bilancio in dodicesimi sempre per rimanere non poter fare qualcosa di diverso rispetto all'anno precedente. Esatto, la norma ci blocca rispetto a molte cose, pensiamo alle spese di investimento ad esempio, quindi senza un bilancio approvato ci sono dei vincoli che è necessario rispettare e stiamo rispettando. Quindi io porterò in consiglio prima il bilancio di previsione, proprio per fare in modo che la gestione avvenga nella maniera più celere possibile, senza i vincoli che mi impone l'esercizio provvisorio. Novità, qualche novità nelle cifre? Novità nelle cifre? Quest'anno si è parlato anche di riduzione della retta per quanto riguarda il pranzo scolastico, nidi. Necessariamente, quindi il bilancio purtroppo il bilancio è fatto di tante parti che vengono messe insieme e che rispetto all'entrata, così come in qualsiasi altra azienda, rispetto alle entrate che in questo caso nel bilancio di previsione ci aspettiamo di avere per l'anno 2020, dobbiamo costruire le spese sulla base delle richieste di ogni settore, quindi è necessario poi andare a trovare il giusto equilibrio tra le risorse, tra quello che il comune deve rendere obbligatoriamente e quello che possiamo fare. Sarà un bilancio ovviamente fatto in maniera molto molto sofferto, diciamo così, perché le entrate noi le immaginiamo molto ridotte rispetto agli altri anni, non può essere diversamente. Quindi questo ci implicherà di essere ancora più prudenti nella determinazione delle spese e
questo è quanto. Poi ogni giorno il governo ci dà delle nuove regole, nuovi importi, e quindi è un continuo insomma evolversi di norme, e ci adeguiamo necessariamente a queste. Quindi anche sulle rette, per quanto riguarda i pasti a scuola, qualcosa sarà di diverso. Qualcosa di diverso. No. Speriamo innanzitutto che i nostri ragazzi riescano a ritornare a scuola, che noi ad ottobre riusciamo ad aprire la mensa e che insomma si torni alla normalità. Questa è la prima cosa che ci auguriamo per tutto, anche perché appunto la ditta della mensa abbiamo dovuto interromperla, il trasporto dei bambini abbiamo dovuto interromperlo, insomma si sono create tutta una serie di condizioni che hanno anche a noi comune ci hanno obbligato a rivedere delle cose. E quindi tante. Quindi la prima cosa, ci auguriamo di poter riaprire, che le scuole riaprano e che i nostri figli vadano a scuola. Insomma, sa che ho quattro figli, quindi insomma, come mamma vedo la tanta sofferenza dei ragazzi, che stanno rispondendo benissimo con questa didattica a distanza, ma ovviamente insomma non soffrono, è la socializzazione non è esatto. Siccome anche l'Andreani non è andata troppo bene a livello con incassi, ha mostrato qualche segno di insofferenza. Guardi, chiedere i soldi ai cittadini non è mai facile. Non è mai facile, perché ci rendiamo conto che anche le situazioni economiche e che derivano da condizioni sociali che non sono sempre rose, fanno in modo che in qualche modo noi procediamo, ma a un certo punto insomma ci troviamo di fronte a persone che non hanno nulla da poter dare. E insomma ci rendiamo conto che ci sono tante situazioni molto molto critiche. Noi purtroppo la nostra parte la dobbiamo fare, perché come lei saprà, seguendo il comune gli enti da tanto tempo, abbiamo la Corte dei Conti che ci sta dall'altra parte, immediatamente ci sta col fiato sul collo. Se sbagliamo qualcosa, se rinunciamo ad un'entrata, significa andare incontro a un danno erariale. Quindi bisogna contemperare tutto, ma conosciamo le condizioni della città, delle nostre cittadine, quindi non è che possiamo mettere una pistola, ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo fare il nostro, appunto seguendo le norme, seguendo quello che è possibile, però quando a un certo punto le persone non hanno possibilità di pagare i tributi, un po' di rammarico di aver. I tempi si allungano, quindi tutto il processo per recuperare, per arrivare alla riscossione coattiva è molto lungo. Quindi noi facciamo tutto quello che la norma ci chiede, evitando di fare un danno erariale e cercando di venire incontro ai contribuenti. Lei sa come la pensiamo. A questo proposito approveremo, proprio perché è contenuto nella legge di bilancio, una rateizzazione delle entrate fino a 72 rate. Quindi questo per venire incontro a tutti i cittadini. Le ho parlato delle Andreani perché lei sa come la pensavo sulla realizzazione del servizio delle sartorie. Perciò le ho detto gli anni stanno passando, faremo una valutazione diversa quando ci ritroveremo alla scadenza del contratto, e speriamo di poter andare nella direzione che conosco. No, ma il discorso è per quanto mi riguarda, e per quanto ho fatto anche precedentemente dietro una scrivania, l'informatizzazione dei servizi all'interno del comune è necessaria al 100%, non al 99%, forse qualcosa in più e non di meno di quel 100%. Perché non colloquano tra di loro, tra le altre cose. Esatto. Tanto esatto. Per dirle una, CSS e Asia, pur essendo partecipate del comune di Benevento, non hanno notizie dei residenti e dei domicili. Si può fare sempre meglio, questo io parlo per me, anche dei miei colleghi, della maggior parte dei miei colleghi, cerchiamo veramente di fare
tutto quello che è nelle nostre possibilità per migliorare anche il rapporto del cittadino se con poi la struttura, se poi la struttura non la segue, il discorso diventa forzato da quel punto di vista. Questo è il colletto bianco, ha sempre ragione. Le assicuro che io ci metto tutto. No, ti sto parlando, lei fa la politica economica, lei fa un bilancio, il discorso è, e chissà, a mettere i numeri poi su carta, il discorso diventa un po' più difficile. Vabbè. Io lo ringrazio di questa, di questo appuntamento, le auguro grazie. Buon lavoro, anche se è facile, difficile, non lo so come, ma l'avere l'alunno, l'avere l'universitario davanti per un esame o la tesi di laurea diventa difficile farlo a livello informatizzato, e quindi c'è anche un po' di amarezza sotto questo punto di vista. Molto, molto, molto. La ringrazio e le do un buon lavoro. Poi l'appuntamento al bilancio che ha detto che arriverà a breve nel mese di giugno. Va bene. Buonasera a tutti. Grazie a lei. Buonasera.